dare Bibbia, cioè oggi c'è, buongiorno. Ha avuto i dati dal presidente dell'ANPAL? Sì. Sono 65.000 quelli che hanno trovato lavoro? Allora, su 2,5 milioni di percettori di reddito di cittadinanza, 1 milione è abile al lavoro, di questi 500.000 sono stati convocati e di questi 65.000 hanno trovato vari posti di lavoro, 17.000 a tempo indeterminato e quindi 50.000 a tempo. 20.000 sono stati sanzionati e a loro è stato revocato l'assegno del reddito. 120.000 non si sono presentati al colloquio. Soprattutto la cosa problematica è che c'è in corso un litigio fra PG e 5 Stelle che blocca il funzionamento dell'azienda, come sulla vicenda autostrade. Cioè, per assurdo, i precari che stavano manifestando qua stamattina sono ancora precari perché sono saltati 3 consigli di amministrazione di seguito per scelta della maggioranza di governo. E quindi, come nella situazione autostrade, il non scegliere è la scelta peggiore. Cioè, o revochi la concessione delle autostrade o la proroghi, o vai avanti col progetto reddito o torni indietro. Stare fermi significa spendere solo dei gran soldi, anche perché, cosa sgradevole, a differenza di tutti gli altri italiani per cui le scadenze sono ripartite, i percettori di reddito fino a metà luglio non sono tenuti a rispondere a niente, a nessuno, e possono stare tranquillamente a casa percependo l'assegno. Quindi non è l'idea a cui avevamo pensato noi. Quindi si è pentito lei di aver approvato il reddito di cittadinanza? No, se funzionasse sarebbe un incrocio fra domanda e offerta che supera i numeri precedenti dei centri per l'impiego statali. Il problema è che da qualche mese ci viene segnalato, al di là del lockdown evidentemente, che c'è totale confusione, cioè c'è un sistema pronto per incrociare domanda e offerta che è fermo. Ho fatto una domanda precisa: quanti posti di lavoro in agricoltura sono disponibili invece della sanatoria prevista dal governo? E ce ne sono migliaia di posti di lavoro in agricoltura disponibili, però se è tutto bloccato non funziona. Se è tutto bloccato sono soldi sbattuti via, se si ricolloca la gente sul lavoro sono soldi spesi bene. Lei ha chiesto anche al presidente dell'ANPAL del suo lavoro, del fatto che dovrebbe essere incompatibile la sua posizione qui, dato che ha già un lavoro in America? Ci ha mostrato un parere di Palazzo Chigi che ritiene legittima la sua presidenza, quindi anche qua, se c'è un parere del DAGL che dipende da Palazzo Chigi, che va contro il parere di altri membri del governo, qua, se ce la vogliamo dire tutta, gli italiani rischiano di buttare via alcuni miliardi di euro perché ci si è messa di mezzo la CGIL. Alla CGIL fa comodo questa poltrona, questo palazzo e questo incarico, e sta bloccando mezzo paese. No, non può essere una Repubblica fondata sugli umori, ma un umore della CGIL, la Repubblica Italiana.